Buonasera e benvenuti in questo nuovo video qui su A Plague Tale Requiem. Io sono Glacial Sphere ed oggi giocheremo il capitolo 14, Curare le ferite. Se volete avere un piccolo riassunto di quello che è successo nello scorso video potete leggere questa descrizione oppure potete andare direttamente a guardare lo scorso video perché è un bel capitolo. Continuo a confermare che il meglio l'abbiano tenuto per il finale. Ora andiamo a giocare questo 14° capitolo. Siamo ritornati sulla nave con Sofia. Abbiamo salvato Arno. E a questo punto vi ricordo, come al solito, di lasciare un bel mi piace, di commentare e di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. La Raskas ci ha salvato la vita. Bene, perfetto, grazie. Andiamo un po' a vedere se ci sono delle interazioni qui, tipo con Lucas. Non dovrebbero esserci collezionabili in questo capitolo. Almeno dal menu, Just like non me li dà after a attivi. strange dream, a terrible one. But I couldn't wake up until I dreamt it. Changed, reborn, almost. There's a home ahead Ed now, ora stiamo Lucas. tornando a casa dopo aver Will you fatto come with questa us? piccola Well, gitarella I alla think Kyuna. you and Hugo are my home, so yes. We're glad to have you with us. Sleep for weeks. I need a bath too. Andiamo a parlare invece a Hugo e Arnaud. Arnaud? Sì, How's the ok, anche view? Arnaud possiamo It's farlo. nice. What's on your mind? Bella l'acqua Do you think comunque. I'm different? Well, I don't Anche se know. a sforzare tanto il PC Are di you questo hungry? gioco, non è tanto. Cioè, a Yes. sforzarsi nel Well, PC non è tanto la still the scheda same. grafica con questo gioco, quanto il processore. Cioè, quello che scalda un casino, è quello che Feel fa fatica a different. gestire tutti i topi. Things In generale, sì, tutti i feel topi perché scalda different. anche It's nel called menu, per growing esempio, up, dove ci Hugo. sono appunto i topi. Some things just make it go A quanto ne faster. so, a quanto ho Yes, capito, è proprio il yes. processore ad essere sotto sforzo We'll con questo slow gioco qui. things Poi down from certo, now anche la on. scheda grafica, indubbiamente, We'll guardate che take all grafica, the che time we texture che ha need. su questo I can't gioco. wait to be in the mountain. Indubbiamente anche la scheda Soon. grafica è sotto Very sforzo, soon. però a quanto ne so, appunto, è il We're going processore ad home, essere Hugo. più Our home. sforzato. Yes. Salve, Passed Arno. out? Stay there. You don't want to wake up after this. Trust me. Vabbè, poverino. E stava per essere ammazzato comunque, eh? Ricordiamolo. Stava per essere decapitato. Salve, Sofia. Hey. Slept well? I woke up thinking I was dead. I know that one. What will you do now? My mother, she had a house, an old house in the Ah sì, ci aveva mountains. parlato di questa casa nelle I montagne. promised him a La chance to be madre. happy. That's where we'll get it. Sounds nice. You'll always be welcome there. I know you don't like heights. Hey, people change. Amicia, come see. Cosa? Cosa c'è, Hugo? Hey, what's going on? Is he fine? Who knows? How about we ask him directly? All right. Comunque, Hugo sembra essersi ripreso, dallo stato catatonico in Ah, cui era all'inizio what's dello scorso this? capitolo. Vabbè, dopo aver People don't visto morire talk. sua madre e aver ammazzato sangue freddo una marea di Courage. persone, aver perso il controllo dei propri poteri, possiamo anche capirlo. I'm sorry for. Well, everything. Thank you for getting your sister to help me. You saved me. Look who finally decided to be nice. Don't make me regret it. The war's over, Arno. We've all earned a rest. You should try it too. Hey! Ship! Damn, the Count! It's coming fast. You see, that's the thing with war. You don't get to decide when it's over. No, this can't be happening! Oh, battaglia navale? It's possible? Inside, Reed, the You'll be safer. Keep steering! We're hoisted! Amicia, up here, with me!
coming! The others? There's a rope on the other You'll side! Manage. All right! Stay inside the cabin at all costs, all right? All right! No, come on! Faster! That bastard couldn't let go! We have to lose them! No, they bored us! Turn! Good! They're still closing the distance! No, no, no! What now? Turn the sail to the wind! We need a better angle! Amicia, get to the lower deck! Right away! I'll give you some slack while you pull it towards you. Yes! We have no right to fail this, Arno! We won't! It's working! We're picking up speed! But it won't be enough! We're They're coming! Heavy. Throw some cargo overboard! On it! Ha! Give me a hand, Amicia! Coming! Archers! Heads down, everyone! Devo salire qui? You really thought you could leave with my child? He's not your child, you lunatic! Touch him and you're dead, Victor! Open the car! Kill the wreck! Oh, che botta! Die now! They're going go to hell! All of you! No! No! Eh vabbè! No! Ah, ho perso? Oh, si doveva perdere. Mi sa che si doveva perdere. Amicia! Amicia! What's going on? Oh no! They fell overboard! Get up, Amicia! Sì, ok, era scriptato. Oh raga, ma ce la fai a farli fuori, Arno? Cioè, ti devo dare una mano io? Su? Ole. No, forza. Ok, te devo farti fuori in questo modo. O meglio, speravo di farti fuori in questo modo. No, Arno! Arno! How many are there? They're less and less. That's all that matters. È sempre meno il cazzo. No, hanno colpito lei. Beh, lui in teoria non dovrebbe avere il potere dei ratti in mare, no? Cioè, dovrebbe essere completamente inutile lui. Such a fragile little thing. All right. You've won. Don't hurt him. Hurt him? He's Emily's son. My son. He's a god. He's our doom, Victor. You need to let him go. To his sister. No. I owe this to Emily.
With her, I tried so hard to believe this world wasn't just blood and war. That I could throw a blanket over these flames. But the truth is, people like us, we are born to feed that fire. Whatever you're planning with him, it won't work. He will destroy you. He'll destroy what I tell him to. We'll set this world aflame. And I'll forge an empire from that fire. A more righteous one. It's not over, you coward! You owe me blood! I paid that price already. Now my son needs to rest. Finish this! Ma dove l'ha tirata la freccia quella? È un capitolo molto corto, il 14, che non costituirà quindi un video completo, ma giocheremo anche il capitolo 15 a questo punto. Oh, damn you, you goddamn pig! Shh. Stop shouting. For the pain. We use it on the battlefield. Hugo. I'm sorry. I was stuck. I had to pull us out or we'd be dead. We need to take him back. The Count knows what Hugo can do. We need to reach them before he hurts him even more. Let's go. Sophia and Lucas have gone ahead looking for horses. Clench your teeth. God damn it! Yeah. Hold on. It'll kick in soon. The Count. Did he say something? You broke his heart. So now he wants war. He said he'll use your brother. To conquer. There'll be nothing left to conquer. I know. Sophia and Lucas? Shaken, but fine. The boy. He's the one who cleaned your wound. He's good. They went to the wreck to find supplies. Oh, I'm so glad they're alive. They'll be happy to see you. Through here. Come. Take it easy. Don't go reopening that wound. Yes. I think your potion is starting to work. To think I could have killed that bastard Count. You couldn't win this one, Arno. It's ruined. It'll never sail again. Boats come and go. But it's the sea that keeps Sophia going. You know what I mean? Focus on what matters to you. Because when it's gone... Thank you. We'll get him back. Of a true knight, Arno! No. Really, I've never seen anything like you. Come ha fatto a trovarli lui subito? Safely in my possession. Until he's ready to serve. Until he sees your head in a rag. And knows this old world must burn. Bastard! I'll handle him. Like hell you will. Listen to me for once, you damn mule. Why? So you can have your revenge? So that you can save your brother. I'll make you tell us where Hugo is. Cover my ass and stay alive. I'll handle this one. Kill the girl! I'm with you, my lord. Reinforcements are coming! Lucas! Did you hurt? No! We can't! Yeah. Just
get you out of here! You're going nowhere! You stupid bastard! What have you done with the boy? He's my son now. My sacred weapon. The child is with us now. You won't finish your evil work, you fighter. Oh, I will, but I'll finish you first! Enter, for goodness sake! Non posso usare la pece contro di lui. Allora, direi che ora stanno tirando un po' la corda con... Ah, questo non lo posso colpire? Ok, no, questo è uno di quelli da colpire in quel modo, ok. Fa vedere la manina. Fa vedere la manina, bravo. No, stavo correndo e c'era un muro invisibile, davvero. Ok, lui. Devo attirarlo qui sul vaso. E poi, vai. Ecco, brucia, mostro. Hugo. He thinks I'm dead. He gave himself to the macula. Cosa? Marseille. You took the boy to Marseille after what happened to your damn island? Shut up! I will take care of it. Questa è la nebulosa che oscura il sole? Sì. Quanto si muove lentamente quel tipo? Ok. Dai, l'avevo colpito. Come farei a ucciderli questi? Senza usare... Ok, devo usare le munizioni alchemiche, evidentemente. Non ci sono altri vasetti in giro. Userò le munizioni alchemiche. Allora, pece. Pece. Pece e extinguish, cioè ignifer volevo dire. Brucia e brucia. Dovreste morire, no? Con la pece addosso. Oppure devo tirare prima l'ignifer e poi la pece. No, non cambia nulla. Esattamente cosa sto facendo? Boh. Andiamo a prendere altri ingredienti allora. Sì, ho capito ragazzi, però io non vorrei sprecare i miei dardi. Però li userò, se devo usarli lo faccio, cioè. Non con questo, ma con questo. Niente, devo usare il coltello, mannaggia me. Perché è così lenta sta tipa. Oh. E mo arrivano. Ok, loro. Fa vedere la manina. Ehi, calma tu. Fa vedere la manina te. Bravo. Non è che devo perdere, perché mi sembra strano che stia andando avanti così tanto sta roba. Amicia,
No, non dobbiamo perdere, ok. Ricominciamo la sezione. Salvar no. Ok, allora usiamo un vasetto con la pece. Poi Ignifer con la fionda. Bruciate, grazie. Mo' arrivano altri. Sassi. Fuori uno. Fuori due. Peccato che quello non muoia. Allora, com'è che dovrei fare qui? Non posso tipo colpire qualcuno lì. Vabbè, però ragazzi, datemi un attimo di tregua. Cioè, a parte che qui posso solamente controattaccare, fare roba, ma per uccidere questi due userò un altro vasetto. E non posso fare nient'altro, uso ancora un vasetto con la pece. E andrò di Ignifer con la fionda. Vai. Lui non brucia. Lui continua a non bruciare. Non posso tipo colpirlo in qualche modo? No. Crepa. Lui non posso colpirlo in testa. Quello in fondo? No. Ma non posso andare qui dietro? Mannaggia me. Ah, ok, questo è quello con il sassolino. Sono morto di nuovo. Mi dà fastidio quando ti fanno per forza sprecare tutte queste risorse, non permettendoti di attaccarli semplicemente con dei sassi. Ok, vai. Allora, pece. E Ignifer. Fuori uno. O meglio, fuori due. Poi. Là. Tac. E quell'altro non posso colpirlo. Devo aspettare che arrivino tutti e due. Poi li ucciderò con questo vasetto qui. Allora, venite qui, grazie. Ma stavo attaccando l'altro, ma scusami, non puoi attaccarmi mentre faccio la cutscene. Scusami, eh. Ma che cosa vuol dire? Ecco fatto. Tu passa sulla pece, grazie. Perfetto. Altro Ignifer. Non arrivano altri. Allora, uno posso ucciderlo con il sasso, ok. E gli altri no, però. Gli altri devo aspettare che facciano vedere la manina. Eccoli. Vai. Perfetto, morti entrambi. E mo' un altro di questi. Con un altro. Ok. No, non incastrarti, Amicia. Cristo, cosa ti incastri a fare? Prendiamo un po' di roba qui. Ok, due così. A questo punto si va ancora di pece. La cosa migliore contro sti due. E Ignifer. Non il dardo però, la fionda. Oh, perché non l'ho presi? Cosa? No, questo è un bug, ragazzi. Bug. Buggatissima sta cosa. Ha sempre funzionato e adesso non va. Bug. Buono. Crepate. E dopo devo staccargli l'armatura, giusto? A te e a te l'armatura davanti. Davanti, fatti vedere. Bravo. Dai, non brucia? Dai, che palle. Vabbè, è balestra. Avete finito di farmi sprecare roba? Sì. Ma no, Arno è andato. This is it. You're too old, Arno.
Se forse tu sei in armatura pesante mentre lui è con gli stracci. Ok. Crepa. Bravo. Addio. Con un bel sasso in faccia proprio. It will kill the sun, the nebula. You did it, you idiot. Now we all owe you. It's everywhere. The rats will spread unchecked. We still have time. Does it matter? Let's just go. Make room. I will take the reins. I have to do something. How far are we from Marseille? Not too far, I'd say. Amicia, are you all right? No. I could have... You couldn't. I don't even know how you're even standing. You did all you could and he knew it, Amicia. Besides, you gave him what he needed most. The Count's death. No. Someone to care for. A real purpose. Yes. Yes, he gave his life for us. I won't let it be for nothing. Now we need to find out where Hugo is. That's the problem. Marseille's a damn big city. The burst of the nebula probably left marks. Whatever's happening over there, Hugo must be at the center of it. How can we know he's still alive? There'll be signs, I hope. Wow. That kind of sign? Yes, it's him! But I don't think it's a good sign. What's that noise? Is it coming from the city? It's coming from the ground! We have to find her and leave. Run! Something terrible's happened in the city! What? What happened? Straight to the hills! No! No, the sea! Let's find a small boat! What's that damn rumble? Enough! You're scaring the children even more! Gates of hell have opened! Marseille is lost! It's the final chant of the macula. This is the end of days! We're all doomed! Mommy! We need to go back and find Mommy! Get up, please! Get up! I can't! Mommy! You must! We need more people to help! Be sure it'll hold! Marseille. They're barricading the gate. Why? Because that rumble is coming from the other side. But what about those still inside? They're dead already. Keep going.
What do we do? There's another gate further on, but that hay is in the way. Wait, we have this cannon. You know how it works? I don't know. Wait, you push here. That must be it. I've figured it out, I think. Go on then. Speravo di far fuoco alla... Wow! Is that Greek fire? Yes. Non posso far fuoco là? So we're going behind these walls? Don't think about it now. Let's go, Sophia! Here we go again! Senti che vi sparo, eh? Ah, non posso sparare di fronte a noi. Can you imagine how we... So this is how it starts. What? Our punishment. What the hell? What does it mean? Come, scusa? It's working. For now, but there's far too many. Connor, hang on. God damn it. Oh, goodness. They're not stopping. Really is the end. We're not going fast enough. Horses can't go any faster. Way too close. Aqueduct. It may slow them down. I hope so. Please, please, slow down. Loophole. It helped. They're done chasing us. Looks like it. Go! I see the gates! Too late! Go as far as... Go! Ma quante volte vogliono farla morire per finta questa missia? Siamo già la terza volta in mezz'ora di gameplay. Came in the loveliest season. Let's go find my brother. E abbiamo completato anche il capitolo 15. Eccoci qua, non è uscito l'obiettivo però, peccato. I thought you were unstoppable. I'm not. Ora è uscito. I just forget it sometimes. Lucas. I must say. It's an honor to have you by my side. You're the most reliable, steady, nice thing in the world. Oh, finalmente un po' di apprezzamento per il povero Lucas. But, you're my family. You're sharing all this because you think you won't make it? You all still have a lot to live, so you'll make it. This is a damn order. He must live. He deserves so much better than this. Now, just watch your step.
Ed anche per questo video è tutto, abbiamo completato i capitoli 14 e 15. Nel prossimo completeremo il capitolo 16, ci avviciniamo ormai alla fine del gioco, come è anche intuibile da questo scenario apocalittico. Io vi ricordo di lasciare un bel mi piace se il video vi è piaciuto, di commentare e di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Da Glacial Sphere è tutto, al prossimo video!